Recensione di HTC Mini Più. Che cos'è? È un telefono per il vostro telefono. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Quello che vedete davanti a voi è un HTC Mini Più. Lo porto subito via, comincio da un pochino più lontano, comincio dalla sua confezione che è questa. Ovviamente l'ho già aperta. Cosa è presente nella confezione? Allora, un manuale e un cavo USB, micro USB per la ricarica, oltre che ovviamente all'HTC Mini Più. Ops, ho ucciso un Android. HTC Mini Più, quindi da non confondere con lo One Mini, perché questo non è un HTC One, si chiama solo Mini Più. Vi faccio vedere il tempo di accensione e di connessione. Connessione, poi capirete cosa intendo. Si accende tenendo premuto il tasto rosso. Animazione di... Forse non sarà ancora spento. Animazione di boot, eccolo qua, HTC, acceso, verifica della connessione, eccolo qua, connesso. Allora, vedete un po' lampeggiare lo schermo, purtroppo non c'è molto da fare perché è l'effetto che fa in camera. Lo schermo non fa assolutamente questo effetto dal vivo. È realizzato in plastica, non è alluminio, l'effetto è alluminio. Questo è il design di questo accessorio, è molto molto carino, secondo me ha questo effetto molto vintage. C'è una croce direzionale qua con un tasto di conferma, tutti i tasti classici retroilluminati per telefonare e il tasto di risposta. Ma come funziona? È un telefono vero e proprio dove si mette la SIM? No, non è un telefono vero e proprio. Questo HTC Mini sta funzionando in questo momento insieme a questo HTC One M8, eccolo qua, HTC Mini, toccare per disconnettere. Una volta connessi è fatto, non c'è in realtà molto altro da gestire da qui, ma se andiamo nelle impostazioni in altro, HTC Mini, eccolo qua, possiamo praticamente vedere il dispositivo e queste sono le impostazioni. Controvami, lui suonerà perché ha un suo audio. E con testo veloce possiamo scegliere di modificare dei testi rapidi per rispondere agli SMS. Avrete già capito, questo praticamente è un telecomando, o anche un telefono per il vostro smartphone. Deve essere un HTC, deve essere l'ultima generazione. Allora, i modelli sono, One M7, One M8, One Mini, One Max, Desire 601, Desire 610 e Desire 816. Queste sono le sei voci del menu. Allora, telefono, dove praticamente troviamo la cronologia dei chiamati e i contatti frequenti. Possiamo chiamare anche facendo una ricerca rapida. Ecco, vedete, appaiono tutti i nomi. Oppure possiamo digitare proprio il numero di telefono e chiamare quello. Andiamo nei messaggi e leggiamo i messaggi, solo nuovi messaggi. Quindi fondamentalmente messaggi vecchi non ce li fa leggere. E poi possiamo rispondere con quei messaggi predefiniti, non possiamo scrivere SMS da qui. Calendario ci fa vedere i prossimi appuntamenti, eccoli qua. Se andiamo in notifica, vediamo le ultime notifiche, anche qui ci fa vedere solo le ultime notifiche. In realtà è proprio scarno scarno, nel senso che ci fa vedere soltanto un testo iniziale, non possiamo selezionarli, non possiamo fare altro, possiamo solo poi svuotare la lista delle notifiche. Remoto lo tengo per ultimo perché è la parte più interessante. Abbiamo qui trova il mio telefono, quindi questo. E quindi ovviamente lui suonerà. Tempo di inattività, dopo quanto tempo far spegnere lo schermo. Suoni, vibrazione, questo suona, questo vibra, quindi quando riceviamo una telefonata questo dispositivo ci avviserà della chiamata in arrivo. Disconnettere da lui, aggiornarlo e informazioni sul software. L'idea quindi è tenere questo in tasca e questo magari nella borsa, nello zaino, dove ci pare. Quindi utilizzare a distanza questo dispositivo. Io l'ho utilizzato in modo un po' strano, nel senso che li ho tenuti tutti e due in tasca. Nel complesso questo in realtà mi è stato utile varie volte. Ho potuto rispondere con questo, portarmi dietro solo questo, rimanendo sempre nel raggio del Bluetooth, e utilizzarlo appunto come telefono. Possiamo connetterlo al PC, quindi utilizzarlo anche come telefono Bluetooth per il nostro PC. TV ci permette di vedere, vedete, cambiare canale, scegliere quale dispositivo. Come si fanno a gestire? Dovete aggiungerli all'applicazione TV del vostro HTC. Quindi lui troverà in automatico i televisori qua, dispositivi con la TV. Ha una porta infrarossi, quindi io posso cambiare canale, andare, vedete, andare avanti, indietro,
accendere o spegnere il nostro televisore, ancora cambiare canale con la croce direzionale, insomma, usarlo come un telecomando vero e proprio. È più comodo dello smartphone perché ci sono dei tasti fisici e possiamo utilizzare quindi anche senza guardare. Fotocamera, come funziona la fotocamera? Ci chiederà di aprire la fotocamera sul nostro M8. Eccolo qua, inquadriamo il nostro androidino giallo. Faccio così e lui ha scattato la foto, la vediamo qua. Quindi funziona come tasto remoto per l'autoscatto. Infine, lettore multimediale, quindi se io riproduco un brano, posso metterlo in pausa, posso passare al brano successivo. Non posso purtroppo, sì, scusate, posso anche, vedete, con i tasti del volume, perché sono presente adesso il volume, modificare l'audio della canzone. Mi ricordavo che non fosse possibile, chiedo perdono. Presentazione, possiamo mandare avanti o indietro una presentazione e soprattutto se tengo premuto, vediamo se si vede, eccolo qua, attivare il puntatore laser, anche quindi fa anche da puntatore laser. Allora, conclusioni, perché più o meno ci siamo. L'autonomia circa 9 giorni, ve lo posso confermare. Cosa ne penso di questo dispositivo? È un dispositivo veramente carino, veramente divertente, più utile di quello che si pensi perché fa veramente un sacco di cose. Alcune implementazioni sono un po' così, per esempio quella dei messaggi o delle notifiche, il non poter leggere le notifiche vecchie o magari rispondere a un SMS con il T9 di questo è un po' un peccato. Però c'è un però, il prezzo viene 116 euro su Expansys, che è dove l'abbiamo preso noi. È veramente tanto, 116 euro per un telecomando, quanto con un centinaio di euro ormai ci compriamo smartphone dual core con KitKat, ha veramente poco senso. È ovvio, gli accessori non sono paragonabili agli smartphone stessi, hanno prezzi molto diversi, ma 117 è sicuramente troppo, un prezzo giusto sarebbe probabilmente la metà. Se comunque per voi il prezzo non è un problema, il budget lo avete, è sicuramente un regalo di compleanno o di Natale, quando sarà molto carino per possessori di HTC di ultima generazione. Per questa prova di HTC Mini Più è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.